Gli italiani sono un popolo famoso in tutto il mondo, ma siamo diventati inevitabilmente delle macchiette stereotipiche, sia in positivo che in negativo. Ciao, benvenuto in questo nuovo video o bentornato nel caso tu fossi già iscritto e se non lo sei ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare anche la campanella se nel caso fossi interessato a ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Oggi parliamo di stereotipi. Era andato bene il video sugli stereotipi legati ai tedeschi, per cui ripropongo la stessa cosa, ma con noi italiani al centro della discussione. Piccolo disclaimer prima di cominciare, come per tutti gli stereotipi, ovviamente non si può fare di tutta l'erba un fascio, ma quello che vi racconterò in questo video è un pochino l'idea di italianità che hanno all'estero. Il primo è legato al mondo della moda ed è relativo al fatto che gli italiani sono sempre appunto alla moda e curati. Questo è uno degli stereotipi più diffusi all'estero riguardo a noi italiani ed è dovuto al fatto che siamo conosciuti per l'alta moda. Secondo alcuni stranieri, infatti, noi italiani ci vestiamo sempre con stile anche per fare le faccende di casa, sostanzialmente come buttare la spazzatura, per esempio, o andare a fare la spesa. Questo vale non solo per le donne, ma anche per gli uomini che appunto nell'immaginario collettivo sono generalmente sempre ben curati. Secondo stereotipo, gli italiani amano solamente il proprio cibo. Il fatto che noi italiani amiamo il nostro caffè, la nostra pizza, la nostra pasta non è sempre visto di buon occhio, anzi è quasi risulta eccessivo agli occhi degli stranieri, ma a differenza degli altri stereotipi, questo è praticamente 100% vero perché noi italiani adoriamo la cucina italiana. Gli italiani gesticolano un sacco. Come sappiamo, i gesti sono parte integrante della lingua italiana in tutti i sensi e all'estero ci conoscono per appunto il nostro modo di gesticolare, anche che risulta anche un pochino buffo, perché non importa quanto ci sforziamo di non farlo, non riusciremo mai a mimetizzarci. L'italiano è la lingua più passionale al mondo. È in diretta concorrenza con spagnolo e francese, ma davvero non ha eguali. Mi è capitato di conoscere persone il cui desiderio era imparare l'italiano o che lo stavano appunto imparando solo per il gusto di conoscerlo come lingua. Anche perché, diciamocelo, per viaggiare non è che serva proprio a tanto, anche se gli italiani sono ovunque nel mondo. E a proposito di lingua e di esprimersi, gli italiani parlano come Super Mario. Questo in realtà non è così vero, è semplicemente una percezione che hanno di noi appunto all'estero, che ci vedono soltanto attraverso i videogiochi come appunto Super Mario o attraverso caricature dei prodotti televisivi. Mi vengono in mente i Simpson, per esempio, eccetera. Se il video ti sta piacendo, mi raccomando, ricordati di lasciare un bel like. Gli italiani non sanno guidare. In realtà, avendo esperienza sia in Germania che in Australia, vi dico che un fondo di verità c'è in questo caso, perché veramente in certi casi c'è da mettersi le mani nei capelli. Per cui non c'è da biasimare gli stranieri che rimangono sconvolti dal nostro modo di guidare. Gli italiani non sono puntuali. Ahimè, anche in questo caso devo dare ragione a questo stereotipo, anche se ovviamente non vale per tutti, me compresa, perché cerco sempre di essere il più puntuale possibile, anzi, arrivo spesso in anticipo. E in particolare, secondo lo stereotipo, più si va al sud e più le persone sono ritardatarie. Questo dovrete farmelo sapere con un commento qui sotto, se è vero. Gli italiani sono dei gran mammoni, infatti per gli italiani la mamma è sempre la mamma e appunto in questo stereotipo c'è anche qui un fondo di verità, perché almeno per quello che è la mia esperienza, molti stranieri, soprattutto nel nord Europa, vanno a vivere da soli o a convivere o addirittura si sposano e mettono su famiglia, diciamo così, molto presto rispetto perlomeno a quello che è l'età media in Italia. Gli italiani sono molto rumorosi. Secondo questo stereotipo, noi italiani parliamo sempre con un tono di voce piuttosto alto. Non è sempre vero, devo ammetterlo, però molto spesso capita così. Siamo in buona compagnia, però, perché sempre secondo uno stereotipo, anche gli americani sono molto rumorosi. Gli italiani sono amichevoli. Tra gli stereotipi positivi c'è appunto questo, ovvero il fatto che gli italiani sono molto accoglienti.
E dimostrano molto calore anche verso degli sconosciuti, in particolare appunto questo viene ben visto dai turisti stranieri che appunto vengono in Italia a visitare qualche paesino particolare, fuori magari dalle rotte turistiche principali. Gli italiani hanno una salute fragile. Questo stereotipo arriva dal fatto che abbiamo le nostre piccole fisse riguardo alla salute, cosa che in altri paesi europei e nel mondo non ci sono. Un esempio su tutti è il fatto di uscire con i capelli bagnati, cosa che un italiano non si sognerebbe mai di fare, ma per un tedesco è assolutamente normale, tanto per fare un esempio. Noi italiani poi quando piove giriamo tutti con l'ombrello. In Germania, dato che ci ho vissuto, per cui è una situazione che conosco molto bene, quando piove pochissime persone girano con l'ombrello. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e commentate facendomi sapere se siete d'accordo con questi stereotipi o se ne conoscete anche altri legati appunto agli italiani. Se non siete iscritti, vi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella in modo tale da non perdervi le prossime pubblicazioni, infatti riceverete una notifica. Qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!